fare il punto sull'attività chirurgica ospedaliera, innanzitutto nelle ASL abruzzesi e molisane. Non usiamo mai le parole eccellenze perché sono parole che non mi piacciono, però è buona, con una vocazione dei chirurghi molto importante, con un grande stress da parte della chirurgia abruzzese a reggere il passo di questo assalto che c'è nei pronti soccorsi e conseguentemente nelle aree chirurgiche. E contiamo di dare una mano sinceramente anche al Molise, con cui noi ci sentiamo molto vicini, cercando contemporaneamente di far salire anche il livello professionale dei colleghi chirurghi del Molise, direi. Al Promenade di Montesilvano, il congresso regionale dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani, AICOI Abruzzo Molise, un'occasione per riflettere sulle complesse motivazioni che disincentivano le nuove generazioni dall'intraprendere la carriera chirurgica. La formazione universitaria è un po', diciamo, complessa, definiamola complessa, quindi far crescere un chirurgo e portarlo alla sua autonomia è un meccanismo molto difficile che non tutti i giovani vogliono oramai intraprendere. Contemporaneamente c'è il rischio medico-legale che è molto alto, perché il contenzioso è molto alto, perché è rivolto soprattutto verso le branche chirurgiche, per cui i giovani tendono a indirizzarsi verso specializzazioni che io definirei più semplici ed anche più remunerative. Più formazione, ma anche meno contenzioso, perché in Italia ce n'è davvero troppo, per i tanti avvocati che devono pur lavorare, ma che resta un fattore che spaventa i giovani medici. Naturalmente io capisco che la loro lobby spinga in maniera significativa verso il contenzioso, però insomma io il rispetto per il paziente l'ho sempre avuto e sempre ce l'avrò, come tutta la nostra categoria, come tutto il gruppo che rappresento, cioè la COI, l'Associazione dei Chirurghi Ospedali Italiani, però bisognerà trovare un meccanismo di moderazione, perché altrimenti scompariranno i chirurghi, ma i malati resteranno. E chi li opererà? Quindi è un problema serio.